Sono in compagnia di Roberto Cera, presidente dell'Associazione Italiana 820. Allora, questo Vaporosa Mente, come sta andando? Guarda, sta andando meglio del previsto. Noi ci aspettavamo un buon ritorno dal pubblico. Come avete visto, c'è pubblico di ogni età, si va dai 6 mesi agli 80 anni. E pubblico soprattutto che in genere non è un pubblico affezionato a questo genere di eventi. Pubblico nuovo, pubblico che ha scoperto delle cose che gli piacciono, che gli piace veramente. Sì, infatti ho conosciuto prima il Capitan Nemo. Che... dei gioielli, sono fantastici loro. Sì, è vero, e anche la consorte. Bene Roberto, ti ringraziamo e ci vediamo poi in TV, Vaporosamente. Sono qua con Marcello. Marcello, e volevo chiederti cos'è per te lo steampunk? È divertimento, più che altro divertimento, fantasia, è un momento, una giornata così di relax. È molto che segui questo movimento? Ma questo sono ormai 2 anni, con i miei figli, sono loro che mi hanno trascinato, io... In realtà facevo altro come divertimento, perché facevamo un gruppo storico, queste cose qui. E poi vabbè, dai, siamo arrivati ai steampunk. Perfetto, lo lasciamo andare perché lo stanno aspettando dentro per una sfilata, ok? Va bene, ok, grazie mille Garibaldi. Grazie Marcello, ciao.
Era una creatura miserabile. Non ha più posto qui, ma non può andarsene. Corri al richiamo di una femmina come qualunque zotico pazzo. So che i malati di mente danno retta a queste idiozie. Ciao a tutti, siamo qua con il dottor K dell'associazione Steampunk. Dunque, di dove sei, dottor K? Io sono di Biella. L'associazione Steampunk Italia ha sede a Novara, però ormai per fortuna abbiamo soci in tutta Italia, volevo dire in tutto il mondo, ma ancora no, in tutta Italia, e portiamo appunto in giro lo steampunk un po' anche con conferenze e altri tipi di attività. Oggi siamo qua, siamo contentissimi di essere a Torino, finalmente vicini a casa, e c'è un sacco di gente, siamo molto contenti. Sì, ascolta, cos'è per te lo steampunk e da quanto tempo ne fai parte? Allora, ufficialmente noi come associazione siamo nati nel 2010. Io ho iniziato un po' prima, cioè nel 2006-2007, e diciamo che è soprattutto uno svago divertente, un modo per esercitare la creatività un po' fuori dai canoni tradizionali. Ecco, io non so suonare, non so fare altro, quindi facciamo... lavoriamo la pelle, ci divertiamo, insomma, facciamo un po' di cosa. Perfetto, ti ringrazio moltissimo. Ciao, dottor K. Grazie a voi. Ciao. Solito. Ok, ok. Gesù.
E ora sono in compagnia di Annalisa Cera, la sorella di Roberto Cera, il presidente italiano di 8eventi. Ciao Annalisa. Ciao a voi. Allora, dimmi un po', cosa rappresenta per te? Che cos'è per te lo steampunk? Allora, lo steampunk per me è un modo simpatico di poter unire la parte vecchia al futuro. Cose futuristiche, oggetti vecchi, io anche nel mio negozio e le mie clienti cerco di mettere oggetti durante le sfilate o manifestazioni che vanno. È un bel modo di giocare. Bene, ti ringrazio. Io in effetti ho comprato questo cappellino, la regia me lo può inquadrare, e l'ho comprato anche alle mie bimbe, eccone una. Grazie Annalisa, bellissima manifestazione, buona giornata a voi.
Rockin' Town dai personaggi dello steampunk. Grazie.
curva, vai avanti, dai, su, si va la curva. Come on.
Adesso vi presento la band, perché questo pezzo qua dura 35 minuti. Ai cori, Claudia Giacone. Al basso, Roberto Del Mastro. Alla batteria, Erminio Polato. Alla tastiera, alla chitarra, Max Travulli. Alla tastiera, Antonio Martino. Alla chitarra, Max Trabucco. Alla voce, Maurizio Pazzani. Giù dal palco, Sandro!